Eccoci qua, buonasera a tutti, questa stranissima vigilia di Natale. Veniamo da una settimana complicata, complessa, non so per chi ha seguito la legge di bilancio, è stata una settimana veramente difficile, non abbiamo terminato l'iter di questa importantissima legge dello Stato che è arrivata in Parlamento con un mese di ritardo e questo ha comportato un tour de force pazzesco che non è ancora completato perché la legge verrà definitivamente, ahimè, purtroppo approvata il 27 di dicembre e quindi per tutti quelli che sono gli aggiornamenti su quella legge, su quello che è successo e tutto quello che abbiamo scoperto e abbiamo tentato di togliere dalla legge ne parleremo il 27. Oggi semplicemente il piacere di farsi gli auguri in questo Natale molto, molto strano, veramente molto, molto difficile. C'è sicuramente la grandissima difficoltà della pandemia, però devo dire che insomma ci siamo molto complicati la vita. Io in queste ore, in questi giorni sto rispondendo a tantissime persone che non hanno chiaro quello che possono fare, le due persone, le tre persone, gli spostamenti, tutto veramente molto molto difficile e per la verità anche molto paradossale, perché io credo che ci sia un po' il limite a tutto, ma la condivisione, il piacere di stare insieme alle famiglie credo che dovesse essere lasciato. Saluto intanto Alessandra Chiaretti, buon Natale anche a te, buon Natale a Silvia, De Angelis, all'amica carissima Valentina Dovidio, buon Natale a Sabrina. E dicevo appunto che abbiamo anche poi questa assurdità, no? Chi ha avuto la possibilità di riunirsi in famiglia a questa tagliola delle ore 22 che è veramente poco, poco credibile. Io l'augurio che faccio ed è il motivo principale di questo video in diretta, è quello di fare in modo che il cosiddetto e bruttissimo distanziamento sociale ci sia meno possibile. È stata coniata questa terminologia pessima, perché la distanza dovrebbe essere soltanto fisica, non dovrebbe essere sociale. Invece ci stiamo sempre di più chiudendo. Auguri a Roberto Casale, auguri a Vincenzo Rauco, a Marisa Covatti, a Gabriele Pigano. Ciao Gabriele, salutami tutti gli amici di Cassino. Diego Armeti, ecco Manuela pure di Ruscio, anche a te tanti auguri. E dicevo, questo distanziamento sociale non ci deve essere, dobbiamo trovare assolutamente il modo di colmarle queste distanze, soprattutto in un momento come questo, perché il Natale è un momento importante, è un momento in cui tutti noi, per fortuna, coltiviamo valori, tradizioni, è il momento del calore, è il momento degli abbracci, no? È il momento della condivisione, è il momento delle famiglie. Ecco, che tutto questo venga buttato via in questo modo non è tollerabile. E allora l'augurio è che ci possa essere ugualmente un Natale di valori, un Natale di tradizioni, un Natale con un grande senso di appartenenza. Io penso ai miei amici, a Leonessa, ho visto delle immagini su qualche pagina Facebook del fuoco di Natale. Ecco, io li ringrazio davvero tanto, i ragazzi che hanno preparato il fuoco di Natale, mi auguro che arda in molti posti, perché noi dobbiamo in questo momento dare un messaggio in controtendenza rispetto a questa pandemia, a questa follia del Covid. Noi dobbiamo dare un segnale di unità, un segnale di appartenenza, ma un segnale anche di una comunità che ha la capacità di mantenere forti e vivi i valori e la tradizione. Auguri a Mauro Caradonna, grazie, a Tiziana Maserati, ad Antonio De Angelis, a Valeria Santucci, Marco Cecconi, a Paola Boccanera, grandissimi, veramente tantissimi auguri a tutti quanti voi. Io mi auguro
l'anno prossimo ce li facciamo di persona, che ci abbracciamo, che ci sia la possibilità di fare qualche brindisi e si esca da questa realtà virtuale, che se all'inizio un po' ci piaceva, adesso ci ha veramente stancati. Tantissimi auguri all'amico Andrea Pasquali. E quindi, e vi saluto in questa parentesi, chiudo questa parentesi rispetto ai preparativi e a tutto quello che state facendo appunto per festeggiare al meglio il vostro Natale. Ecco, io l'augurio che faccio a voi, che faccio a tutti i miei amici, che faccio agli amici di Leonessa, che mi mancano tantissimo, tanto tempo che non salgo, e veramente è molto molto difficile rinunciare ai colori e alla bellezza del mio paese. Tantissimi auguri a Massimo Giampieri, a Alfredo De Simone, il carissimo Alfredo De Simone, e il grandissimo Turi, tantissimi auguri anche a te. E quindi l'augurio che faccio è che torneremo presto ad abbracciarci, a stare insieme, a condividere. Tanti auguri a Roberto Casale, a Sara, Di Leo. Però ecco, l'augurio vero è che sia davvero Natale, che sia cominci questa rinascita, che ci sia la possibilità di guardare avanti e quindi un Natale di speranze e di prospettive. Quindi a tutti quanti noi un grande abbraccio da parte mia, non molliamo e soprattutto continuiamo a pensare che tutto questo debba essere passeggero e non può vincere l'isolamento, non può vincere il distanziamento sociale. Tantissimi, tantissimi auguri di cuore a tutti quanti voi. A presto.